Guten Tag, popolo dei Rolling Gamers. Guten Tag, liebe Leute, guten Tag. Oggi ho trovato altri due primati, questa volta migliori, che risolveranno un nuovo enigma. L'enigma della scatola. Eccola qui, ve la presento, bellissima. Posso assicurarvi che loro due hanno superato i test di intelligenza primaria e riusciranno sicuramente a risolvere il dato enigma. Datevi da fare. Tipo quegli esami tipo di inglese, no? Dobbiamo no, più che altro se sei capace di alzarti, mangiare proprio primaria. Quello sì. Io sono bloccato ad alzarmi. Però più adesso quello non ho, un leggero mal di schiena, quindi non... Ho capito. Dovrò trovare altre vescive. Incominciate, su! Ok. E qualche idea? Premiamo il punto interrogativo. Allora, potrebbe venire... Ma si muove. Ci dà già un aiuto. Sì. Potrebbe venire il nostro amico caro enigmista ad aiutarci, Perché c'è il punto interrogativo, no? Scusate. Ma che cazzo stai a dire? Scusa, si muove anche qui sotto. Si muove anche qui sotto. Si muove qui sotto e si muove qui sopra. Hai un'aura potentissima. Allora, aspetta. Se io lo fermo, lo tengo fermo qua e faccio. No. Se lo tengo fermo sotto e tiro. No. Forse c'è bisogno di quattro mani. Proviamo. Allora, prova. Vai. No. Dio, mi ha fatto malissimo. Vai, lasciate compagno. Ci sono altre fessure. Potrebbero muoversi anche questi due lati, forse? Questo, forse, questi sì. Qua. Mm-mm. Certo. Sono veramente molto in movimento. Nessun movimento. Quest'altro. Ah, no, questo qua sembra incollato, quindi forse questo non si muove. Dobbiamo scollarlo? Dobbiamo scollarlo. Prendi un cacciavite. Ci sono degli arnesi? Sì, dai. E se premo il pulsantino? Niente. Dai, pensiamoci. Secondo me non è poi così complicato. Però vedi, questo si apre. Questo si apre. Se lo forziamo? Oddio, forzarlo? Forzarlo non porta mai no. Niente. Secondo me la forza bruta può servire in qualche modo. Vedi che però si muove. Qui, secondo se è da lavorare davanti. Sotto si muove. Eppur si muove. Ah, se io. È andata un'unghia. Questi lati qua? No, sono incollati proprio anche questi. Il punto interrogativo è un po'. Il punto interrogativo. Hai per caso un aiuto per noi? Sono passati 3 minuti. In questi 3 minuti io ho già risolto la fame del mondo. Mentre voi state qui a giochicchiare. Mi avevate detto uscendo dalle gabbie che sareste riusciti a risolvere questo enigma, che eravate meglio dei precedenti che ho dovuto abbattere, perché inutili. Però non c'erano neanche delle banane. Però non ci avevi neanche detto che, cioè, se non riusciamo, siamo quindi veniamo prima... abbattuti come i nostri predecessori? Probabilmente. Io ti invito ad applicarti di più, a riuscire ad aprire questo applicare... diavolo di coso. L'indizio? Arriva l'indizio, eccolo qua, sono messo nella coppa. Praticamente vi ho già risolto l'enigma. Ragazzi, è molto semplice. Vai. Forza è uguale a una costante gravitazionale in cui abbiamo una frazione m1 per m2 forse prendo appunti, diviso certo, di il quadrato ricordo, della distanza. Ricordo. Aspetta, la gravità, forza allora. Gravitazionale diviso... Non ti ho creato per parlare, ti ho creato per risolvere questo enigma. Non puoi ripetere un attimo. Allora, quindi la forza è uguale al gas per il metro. Sono quasi sicuro che il gas sia la gravitazione universale. Gravitazione universale. Il gas. Gravitazione universale. Ci può stare. Gravitazione universale. Attenzione. Secondo me ci sta a prendere per il culo. Secondo me invece il suo indizio nasconde qualcosa. Mi sa di una persona molto intelligente. Sa di una persona intelligente, però il problema è che lui vuole fare lo scienziato, capito? Forse ci sta vuole lì,
Sta cercando di eliminarci. Forse è un modo per eliminarci. Probabile. Capisci che sono a repentaglio le nostre vite? Se non riusciamo ad aprirlo, qui la situazione si mette molto. La situazione molto si sta complicando. Parecchio. Questo qua, se questo qua sotto, vedi, questo qua. Allora, secondo me c'è sopra, un... sopra si allarga di più, sotto è veramente pochissimo. E se facciamo un millimetro a testa, uno sopra, uno sotto, uno sopra, uno sotto, uno sopra, uno sotto, allora, si apre. O cominciamo con quello sotto, e magari quello sopra. Oppure. Secondo me si spostano insieme un po' alla volta. Leggermente tipo così, sì, e un po' sotto, un po' sopra, un po' si blocca. Allora, l'avete fatto? Oddio, che cosa ho fatto? Si era, no, che è successo? Che è successo? Hai fatto un qualcosa di... Allora, aspetta, torniamo all'indietro. Che cosa ho fatto? Era nelle tue mani e l'ho sbattuto. L'hai sbattuto? Yes. No. Bravo, è più largo. Bravo, scemo. Bravo ancora. È più largo. Ancora. Più forte. Posso far caso? Si è aperto di più. Si è aperto. Mi stanno dando soddisfazione. Tira sotto. Tira sotto. No. 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 Mi non stanno viene. Dando soddisfazione. E quindi. Ci siamo. Aspetta, questo. Non è che si solleva da qua? Vedi? Ah, c'è. Proviamo. Vai. Vai, tengo fermo. Vai, prova a sollevare. Non viene. Non... Ah, no. Ecco. Eccolo. Eccolo. Che abbiamo però subito, Però questo non... Sì. Ah. Una caramella ci avevi nascosto. Che cazzo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Sono un creatore buono. No, è venuta da te. A risolvere questo semplicissimo enigma che anche un certo sordo senza archi è tipo lo One Piece. Grazie mille, sì, maestro. Si è mangiato tutta la. Tu non mangerai più niente, lo sai, sì, era no. Solo per una persona. Si chiama Erickson. Mannaggia Darwin. Ci rivedremo la prossima volta con un altro enigma, sempre qui a Rolling Gamers. Salutate, cari, salutate. Ciao, ciao, ciao. Wow. Ciao, ciao a tutti, grazie. How far can we get if we sail?